Kamehame ciao ragazzi, io sono Monte, mancano praticamente 4 minuti circa alla premiere ufficiale di Dragon Ball Sparking Zero, dove dovrebbe essere mostrato un nuovo trailer e spero magari anche la data di uscita. Quindi 2, 1, ok. I'm still far superior to you! Alright, let's go! Let our battle commence! Now to show you the overwhelming power of a super elite Saiyan! Kaioken! Yeah! Hot! First open and mix! This is why the Saiyans are feared as conquerors of countless planets! You lose! By my hatred, the Super Saiyan within me erupted to life! Let's see if you can keep up! Let me show you! I don't care how strong you think you are! I am going to win! If that's what you want, then I'm not gonna waste any time! I'm quite eager to see how you've been training in the afterlife. Mom. This is what I call Super Saiyan 3. You had better be ready to kill me. For you to go this far, you must have wanted to settle the score real badly, huh, Vegeta? Che figa. I will defeat you this day! So this is a Super Saiyan God's power! Tired? Too bad! Yeah! I'm looking for what's beyond strength. There's no limit to the strength of the Saiyans. Breakthrough? The limit! Ok, dammi la data. No, non c'è la data? No, 2024, ma non c'è la data. Ok, ufficialmente finito. Me lo vorrei riguardare un attimino, magari senza il volume. Adesso che dovrebbe vedersi un po' meglio perché la premiere è finita, ovviamente sono rimasto abbastanza così basito. Vabbè, come avevamo immaginato, le trasformazioni ci sono un po' tutte. Partiamo per l'appunto dai livelli classici, sarà un po' come gli altri Budokai, no? Che ti davano varie versioni di Goku e Vegeta, magari c'è la versione di Majin Vegeta che rimarrà solo Majin Vegeta, Goku che può fare tutte le trasformazioni, un po' per l'appunto come già visto in Budokai Tenkaichi 3. Immagino che seguirà per l'appunto quella modalità, no? Utilizzata anche negli altri Budokai Tenkaichi. Però devo dire che vederlo a schermo è meraviglioso, cioè il dettaglio grafico è veramente qualcosa di eccezionale, cioè guardate qua. Sembra veramente di guardare una scena dell'anime, no? Per un fan è qualcosa veramente da stare a bocca aperta per 4 giorni. Super Vegeta, poi la mia trasformazione preferita di Vegeta. Super Vegeta, e qui è fatto veramente bene, ma tanto tanto bene. Tipo, questo è Super Saiyan 2, ok, sono i due Super Saiyan 2 che si sfidano. Perfetto, cioè intanto il dettaglio anche comunque del luogo in cui stanno combattendo, no? Che sembra meno definito rispetto ai personaggi principali. Spero che lavoreranno un po' di più su questo, perché in generale le ambientazioni, boh, magari perché non lo sto vedendo in 4K, insomma, fatto per bene, è comunque preso da una premiere che ho ricaricato nel frattempo, ma mi dà un 1080, non particolarmente di pregio. Però in generale l'ambientazione sembra fatta molto bene, cioè Super Saiyan 3 qua è qualcosa di veramente impressionante, bellissimo. Ma cioè, guardate anche i colori, le ombre, cioè meraviglioso veramente. Già con Dragon Ball Fighters avevamo fatto un bellissimo lavoro, qua siamo veramente ancora più avanti.
e Majin Vegeta, che secondo me, per l'appunto, come già detto, sarà un personaggio assai, come vedete, molto pulito, non ha preso delle botte, quindi sarà un altro personaggio, secondo me. E questo deve essere il Vegeta che parte dal normale, sa trasformarsi in Super Saiyan, Super Vegeta, Super Saiyan 2 e poi eventualmente Super Saiyan God e Super Saiyan Blue. Stessa cosa Goku con il Super Saiyan 3 in più. Qua abbiamo il... cioè, fra l'altro, questo prima non ci avevo neanche fatto caso, abbiamo il Super Saiyan Blue con attivo il Kaioken. Bellissimo. Non so se sarà solo una mossa, magari una mossa finale, o se sarà proprio una sua capacità, quello di potersi trasformare e mantenere anche solo per qualche secondo, perché comunque non ci riesce per tanto tempo di solito, quella trasformazione. Sarà tutto da vedere. Io me lo immagino un po' come una mossa, magari una mossa finale o quant'altro. Comunque, mamma mia. Mamma mia, qua ci fanno vedere qualcosina, ma non... c'è già qualche personaggio in più, ovviamente possiamo vedere Mr. Satan, per dire, no? Che... Cell, vabbè, classici, Trunks a metà, diciamo che non è ancora Super Saiyan 2, Trunks sotto, se vedete, Trunks vicino a Jiren, Trunks del futuro, mi sembra proprio quello, quindi Trunks di Dragon Ball Super. Ciò, ovviamente... oltre a Super Saiyan Blue e Super Saiyan God, conferma la presenza anche di altri personaggi del filone Dragon Ball Super. Secondo me il roster sarà veramente enorme. Quindi che dire, ragazzi, vi terrò ovviamente aggiornati, quindi se arriverà una data di uscita ufficiale ve lo farò sapere il prima possibile, magari anche con uno shorts. Spero che questa mia breve analisi o comunque chiacchiera dopo aver visto la premiere vi sia piaciuta. Se avete qualcosa da dire o volete magari farmi notare qualcosa che non ho visto, ovviamente fatevi sentire qui sotto nei commenti, lasciatemi un like se il video vi fosse piaciuto, ovviamente valutate di iscrivervi al canale per botte da orbi. E come sempre, Kamehame, ciao!